Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa, quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette, al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie e se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa? Il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ma ragazzi, io corro da 20 anni, tra alti e bassi corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre, ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre a scuola elementare, ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostire carni, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza? Facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio. Ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia. Non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere sti vicini di casa che confidenza avete. Tutti ora sti buon vicinato c'è a Delia. Tutti sti buon rapporti vicinato ci sono a Delia. Gente che per fare il cartellone, andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare questo, perché il cartellone deve essere bello e chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è con